tema della serata potrebbe essere questo, ma come tutti gli scritti, come tutto quello che noi leggiamo, poesie, racconti, la cosa interessante si ci prende, se va a scavare qualcosa che è dentro il nostro animo, se tocca qualche fibra del nostro cuore, se ci pone delle domande, magari domande che noi abbiamo sopite, che non abbiamo presente, o che tenta di rispondere alle nostre domande, domande essenzialmente sul senso della vita, su che cosa siamo al mondo a fare, qual è il senso del nostro muoversi, muoverci. E la domanda, la sollecitazione che Navalny ci lancia è vivere senza menzogne, che per lui è stato vivere in Russia con Putin e ovviamente morire per questa sua posizione, ma è la posizione di tutti noi, vivere senza menzogna, cioè non cadere mai negli inganni del potere, di qualcuno che ci promette qualcosa in cambio di qualcos'altro, di qualcuno che sì, vabbè, però insomma facciamo finta che sappiamo che non è tanto vero, non è tanto bello, non è tanto giusto. Guardate il mondo in cui siamo circondati, cosa ci fa circolare come buono, santo e giusto, compreso LGBT e cambio di sesso, tanto per dire. Non bisogna vivere nella menzogna. La seconda tentazione è quella invece di chiuderci in noi stessi. Quindi non occuparci di quello che sta fuori, come se fosse neutro, come se noi fossimo nel nostro piccolo ambiente, facciamo le nostre cosette, vogliamo bene alle nostre persone che ci stanno incontro, facciamo il nostro lavoro, ma fuori di questo non esiste niente. E da qui si spiega l'abbandono della fascia 30-45 anni nei confronti dell'impegno sociale e della politica. Non ci interessa, non sto dicendo che la politica non abbia dei meriti, ok, ma non ci interessa più, non vogliamo occuparcene, non riguarda la nostra vita, la nostra fede, se siamo uomini di fede, non ci spinge a questa missionarietà. Do la parola ad Adriano che declinerà, spiegherà tutta questa situazione meglio di me. Grazie innanzitutto per l'invito, buonasera a tutti, grazie. Siete così numerosi. Sì, hai detto giusto. Allora, si può parlare di Navalny per parlare contro qualcuno, no? Vabbè, è fin troppo facile. Ma io sono stato educato in un'altra maniera. Padre Navalny, di cui tu facevi il nome all'inizio, fondatore di Russia Cristiana, in tempi abbastanza complessi, era ancora l'Unione Sovietica, era l'inizio degli anni 70, io ero un ragazzino proprio, e Padre Romano diceva: noi dobbiamo assolutamente ricordare quello che è avvenuto, quello che sta avvenendo, la storia dello stalinismo, le persecuzioni, la gente che andava ancora nei campi di concentramento, dobbiamo ricordare tutte queste cose, ma non per svergognare gli avversari, che si sono già svergognati abbastanza per conto loro, ma per fare memoria del bene che volevano distruggere e che non sono riusciti a distruggere. Ecco, hai detto veramente bene, parlare di Navalny per me è questo, è parlare di qualche cosa che ha toccato la mia umanità. Allora vorrei iniziare, poi se sono troppo lungo tu mi fermi, fai quello che vuoi, sono qui a vostra disposizione. Vorrei iniziare raccontandovi com'è nato questo libro. Navalny è morto il 16 febbraio, è morto ammazzato, togliamoci subito dall'idea questi dubbi che sono stati, ma forse chissà cosa è successo, dobbiamo aspettare gli esiti, i referti dei medici, tutte queste storie. Uno non deve chiedersi perché è morto, ma perché è morto così tardi,
stava appunto vicino a Salekhard. Salekhard è il capoluogo di regione, un posto che sta sul circolo polare artico, dove quando è morto la temperatura si aggirava attorno ai 30 gradi sotto zero. Appunto, la domanda che uno si fa è perché è morto, perché si è messo tanto. No? E ahimè, le notizie che stanno uscendo in questi giorni sono proprio di uno, due, tre giorni fa, e vanno verificate, per carità, vanno verificate, sono notizie che dicono che l'esame, i referti che sono stati falsificati, ed è morto perché è stato pestato in una maniera impressionante. Vabbè, ma non è di questo che vi voglio parlare, almeno in prima battuta. Vi voglio parlare, appunto, dicevo prima, di come è nato il libro. È morto il 16 febbraio, che era un venerdì. Sabato mattina, presto, abbastanza presto, mi telefona l'editore, il direttore editoriale di Morcelliana, con il quale avevo già lavorato per un altro libro, appunto sempre su Putin, questa volta, no? E mi dice: dobbiamo fare assolutamente qualche cosa. Perché? E mi ha spiegato subito il perché, anche se lo capivo, perché per noi di Morcelliana il fenomeno della resistenza a un sistema totalitario è un elemento fondamentale. Uno degli autori importanti di Morcelliana è Guardini. Guardini vuol dire tutto il rapporto con la Rosa Bianca. È lì che aveva seguito un poco di cose che noi stavamo scrivendo sulla Valle, sulla resistenza, eccetera. Dice: dobbiamo assolutamente fare qualcosa. Perché dice: se no un editore cosa ci sta a fare? Questo è già abbastanza commovente dal punto di vista umano. E dico: va bene, d'accordo. E dice: facciamo un libro? Sì, va bene, d'accordo, chiaro, sul telefono per quello. Per quando pensavi? E dice: domani. Sei matto, chiaramente, no? Era un modo di dire. Ci siamo messi, mia moglie e io, e poi un po' di giovani ai quali abbiamo chiesto aiuto, perché materiali ne avevamo. Navalny era diventato per noi un personaggio famoso, poi vi racconterò come, ma materiali ne avevamo, però poi ci siamo messi a cercare se c'era altra roba e abbiamo utilizzato, così capite anche come è costruito il libro, abbiamo utilizzato testi che lui pubblicava sui vari social che utilizzava, prima Facebook, poi quando non abbiamo potuto utilizzare Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, e poi alla fine, no, le cose che diffondeva clandestinamente attraverso, lo sa il Signore cosa, attraverso gli avvocati che la stanno ancora pagando oggi, attraverso detenuti che solidarizzavano, attraverso secondini che si lasciavano corrompere, lo sa il Signore anche qui. Quindi abbiamo raccolto tanti materiali, poi ci siamo resi conto che non ce l'avremmo fatta a fare una cosa veloce e abbiamo chiesto aiuto appunto ai nostri giovani collaboratori, quindi sono tutti qui. La cosa che è commovente dal punto di vista umano, e poi questo la chiudo, è che loro, ciascuno di loro aveva un proprio lavoro, no? Dovevano fare le cose perché per portare a casa lo stipendio devono fare determinate cose. E via via che finivano di tradurre le cose che gli davamo, arrivavano, tornavano su in casa quelli che lavoravano con noi al centro e ci dicevano: ma ne avete ancora? Questo è il livello dei testi che sono qui dentro. E sono la storia appunto dei vari interventi di Navalny a partire dal 2010 fino alla morte. E ne seguono in parte lo sviluppo, in parte perché ormai nel 2010, a metà degli anni 10, l'evoluzione di Navalny era già compiuta. E prima vi dicevo l'evoluzione di Navalny. Navalny nasce come politico con delle posizioni che non lo rendevano, almeno a me, non lo rendevano particolarmente simpatico, posizioni molto nazionaliste, con delle formulazioni anche abbastanza discutibili, migranti asiatici, a un certo punto li ha definiti scarafaggi, poi ha usato anche espressioni più dure, poi è cambiato, queste
formulazioni sono del 2006-2007. Ancora oggi molto spesso mi vengono a dire ma parli brutalmente, dico, ma parli di fascista, dico, ma tu l'hai letto? No, ma fai. Navalny parte da posizioni nazionaliste e poi le cambia radicalmente. Queste affermazioni, dicevo, Scarafaggi eccetera, sono 2006-2007. Nel 2022, ed è un testo che abbiamo tradotto qui, in un'intervista gli chiedono, ormai era in galera, no? Però queste cose si riescono a fare, gli chiedono, ma col nazionalismo dei primi tempi come la mettiamo? Dice, è una cosa che ho detto, che ho fatto, ho chiesto scusa, è stato un errore, mi sono sbagliato, ma gli uomini cambiano. E comunque, se nel 2022, 15 anni dopo, non riuscite a trovare nient'altro da rimproverarmi, vuol dire che in questi 15 anni di stupidaggini, uso un altro termine che abbiamo addolcito, di stupidaggini non ne ho più fatte. Era cambiato. Cambiato perché è un percorso lungo, lo vedrete, messo di fronte alla realtà. Di fronte alla realtà e di fronte al bisogno di fare qualche cosa per il suo paese, per la sua gente, per la moglie, per i figli. Diventa un oppositore pericoloso per il regime. Quando ci sono questi giochini di potere tra Medvedev e Putin, uno che era presidente, che non può più fare il presidente per un altro mandato, quindi passa all'altro e si fa che viene eletto presidente al posto di quell'altro che era primo ministro, cioè un giochino che la gente in Russia in quegli anni non riusciva a sopportare. Manifestazioni vengono fatte, parlo del 2012, ero lì e quindi le ho viste, manifestazioni assolutamente pacifiche, dove non c'erano contenuti politici, anche se si trattava di elezioni, e questo è interessante, non ci sono contenuti politici, stiamo parlando di un uomo che poi è diventato un politico, e il senso di queste manifestazioni era: se volete stare al potere fate con gli accidenti che volete, ma non prendeteci in giro, abbiamo una dignità. E sono queste manifestazioni assolutamente pacifiche che attraversano i viali di Mosca. L'ultima pacifica è quella della piazza Balotnaya, dove appunto uno degli organizzatori era anche Navalny. In questi giorni ho ritrovato casualmente delle fotografie di quelle manifestazioni con la sua immagine su uno striscione, e sono manifestazioni assolutamente pacifiche, però che raccoglievano decine di migliaia di persone, centinaia di migliaia di persone. Erano manifestazioni, ripeto, pacifiche, no? Con le famiglie, partecipavano le famiglie, con nonni, genitori che portavano i bambini sulle spalle, assolutamente pacifiche. Dopo questa grande manifestazione alla piazza Balotnaya è finito tutto, e la successiva manifestazione è stata impedita in maniera violenta, e vabbè, è lì è iniziata tutta la storia. È iniziata tutta la storia con questa evoluzione di Navalny, che diventa questo personaggio pericoloso, che comincia a denunciare le malefatte anche economiche dei potenti, Medvedev, Putin e tutti, no? E poi ad un certo punto diventa così pericoloso, così capace di attirare la gente. Anche qui, tra le stupidaggini che vengono raccontate, attirava i marginali. Non è vero. Attirava giovani, certo, sicuramente, ma anche persone di una certa età. Ai suoi funerali a me ha colpito una vecchia pensionata alla quale chiedono: ma lei perché è venuta? E questa risponde: perché non ne potevo fare a meno, non potevo farne a meno. La stessa risposta che dà una ragazza. E tenete presente, queste riprese vuol dire che queste persone sono state, potevano essere identificate col sistema di riconoscimento facciale. Quindi quando si dice poi che la Russia non resiste, che la Russia è tutta appiattita sulle posizioni di Putin, sì, sicuramente una maggioranza è così, ma non sono tutti così, in un clima di paura. Bene, torniamo a Navalny, diventa pericoloso, attira decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone,
E io di questo ho avuto testimonianza anche dopo. Andando a presentare questo libro, mi è capitato almeno due volte alla fine, no? Una è successa al meeting di Rimini e qualcuno di voi forse l'avrà detta. Un'altra invece non è stata raccontata mai, credo, se non appunto oralmente. No? Ero a fare una conferenza a Pisa, città universitaria, alla fine arriva una ragazza che era lì a studiare, rossa, era evidentemente rossa, no? E allora le chiedo, ma perché, che cosa ti interessa? Mi dice, perché noi andavamo sempre ad ascoltarlo quando veniva vicino, lei stava a Yekaterinburg, quindi profondo della Siberia, quando veniva a parlare con noi, chi scusa? Beh, dice, io e i miei genitori. E allora capite, quando qui vi raccontano che Navalny raccoglieva soltanto giovani o marginali, racconta una balla. L'ho detto in maniera poco fine, ma è così. La ragazza sicuramente era giovane, i miei genitori no. No, i genitori erano persone normali di una certa età, eccetera. Bene, diventa pericoloso, accorcio la storia, viene avvelenato, si salva per un vero miracolo e per la responsabilità personale dei piloti che potevano fregarsene del lasciarlo morire e invece atterrano, e poi per la responsabilità personale di medici che potevano fregarsi e lasciarlo morire, tanto avvelenato, no? E invece fanno di tutto per salvarlo. Poi va in Germania, lo curano, appurano che appunto è stato un avvelenamento, e a quel punto succede una cosa che definisce questo cambiamento. Navalny torna e fa questo gesto assolutamente folle, per certi versi, di tornare sapendo che avrebbe iniziato il percorso che poi di fatto inizia, no? L'arresto, una serie successiva di processi totalmente inventati che portano a delle condanne con un crescendo di anni impressionante, 2 anni, 9 anni, poi 7 anni, scusate, poi 9 anni, poi 17 anni per un'accusa di estremismo, e poi l'ultimo processo che non finirà mai, ma si becca per estremismo 17 anni. Processo successivo era per terrorismo, quindi potete immaginarvi quale sarebbe stata la fine, altro che chiedersi come mai finisce così. Torna, e a quel punto anche quelli che da un punto di vista politico erano lontani da lui, o diciamo così, non la pensavano assolutamente come lui, sono colpiti da un fatto assolutamente nuovo, o comunque che non si vedeva più da anni. Cioè c'è una persona che si assume la propria responsabilità di fronte al proprio paese fino al punto di mettere in gioco la sua sopravvivenza, come di fatto poi verrà. È un passo di natura morale, diceva uno storico, un amico, in quei giorni, un passo di natura morale che può cambiare la storia del nostro paese. Domanda che spesso mi viene fatta, ma è cambiata la storia della Russia? E io rispondo con quello che diceva Navalny, che, al quale spesso facevano questa domanda. Ma perché vai a organizzare delle manifestazioni rispetto alle quali sai perfettamente che non cambierà niente? Come vuoi pretendere di cambiare il regime che appena ha un avversario o lo avvelena o lo ammazza o lo mette a tacere? Il 7, 3 giorni fa, insomma, era l'anniversario della morte di Anna Politkovskaya, no? Ed era stata ammazzata, no? Ed era una giornalista. Quindi, come vuoi pretendere di cambiare? E lui rispondeva, ma cambiamo noi? Ecco, questo è un modo di impostare la vita politica che era per la Russia radicalmente nuovo. Il regime potrà restare
ma intanto cambiamo noi. Intanto cambio io e questo nessuno me lo può togliere. Quando noi, tu prima accennavi la difficoltà, no, che abbiamo di partecipare alla vita sociale, alla vita politica, no? Perché non vediamo che non cambia niente? Ecco, questa qua è la risposta. Dici, ma è una risposta che porta a una sconfitta. Ma questo non cambia niente. Questo non cambia niente. Che sono cambiato io. È diverso. Inizia un mondo diverso. Si può parlare della bellissima Russia del futuro. E poi lui diceva anche, ma lo faccio per me, mia moglie e i miei figli. Che cosa racconterò loro quando mi diranno che cosa hai fatto in quegli anni? Pensavo ancora di poterlo fare, perché l'uomo aveva comunque una speranza. Aveva una speranza perché in questa avventura che l'aveva portato a questa trasformazione, un ruolo l'aveva avuto anche la fede. Arriva la fede tardi, guardate, non lo voglio battezzare, non è proprio una delle prime cose che ho detto, è stata non facciamone né un martire né un santo, scusate, né un martire, né un eroe né un santo né un martire, anche se ha avuto comportamenti eroici e la fede era una cosa importante, ma io stesso lo racconto, arriva la fede tardi. È un classico, si definisce, sono un classico credente post-sovietico. Arriva la fede dopo 25 anni e dice ancora, non è una fede semplice o che io possa utilizzare come un capitale da investire in politica. E questa è una sua espressione che va sottolineata. La fede non è qualche cosa che io possa investire in politica. Non mi viene un tornaconto politico, non vado a sbandierare la mia fede per tirar su un po' di fedeli, anche perché, detto fra noi, la Chiesa lì è qualche cosa che allontana la gente, no? Il patriarca Kirill, ahimè, che definisce la guerra in corso una guerra santa, è qualcosa di terribile. Quindi nessuna idea di poter utilizzare la fede, anzi, dice, la gente della mia fondazione per lo più sono non credenti e mi pigliano anche in giro, ma non importa, dice, perché la fede, le beatitudini, il riferimento è esplicito, le beatitudini mi danno una indicazione di come devo comportarmi, non di quello che devo fare, ma di che atteggiamento devo avere e di perché faccio le cose. E allora ci sono anche queste commoventi, ne abbiamo scelte due, all'inizio, quasi all'inizio e alla fine, gli auguri di Pasqua, per la festa più grande dell'anno, la festa della vittoria del bene. E in uno di questi auguri dice, arriveremo al momento in cui potremo dire, morte, dov'è il tuo pungiglione? E guardate, non è semplicemente una citazione dalle epistole, è una citazione dalla liturgia pasquale, è un passo della liturgia del cosiddetto canone di San Giovanni Crisostomo, è il testo che sostituisce nella funzione di Pasqua, no? La predica, il prete non predica e affida il senso di quella della funzione pasquale a questo sermone. Morte, dov'è il tuo pungiglione? E poi eccetera. E morte, dov'è il tuo pungiglione? Vuol dire che arriva tardi alla fede, ma la conosce, perché quella cosa lì la sento una volta all'anno soltanto, perché non la senti in nessun altro caso, solo una volta. Vuol dire che gli era entrata dentro e aveva definito il suo modo d'essere. Per fare qualche cosa, anche se quello che fai non porta a nessun cambiamento, quello non è importante, perché comunque quello che importa è che cambi tu e lo fai con una speranza, appunto, morte, dov'è il tuo pungiglione? Sai dove va a finire. E questo è appunto è un cambiamento radicale. Ma perché torna? Appunto perché aveva alle spalle
questa speranza. Qualcuno ancora oggi dice, beh, ma forse perché avevano fatto degli accordi. No, noi viviamo di complotti, no? Si erano messi d'accordo, poi dopo qualcosa non ha funzionato, qualcosa non ha funzionato, invece di liberarlo, mandarlo all'estero, l'hanno tenuto lì e poi. Lui invece no, lo dice chiaramente, è quello che tu citavi all'inizio. Io avevo promesso che sarei tornato. E perché questo paese cambi, bisogna pure che ci sia qualcuno che inizia a non dire menzogne, che smette di dire menzogne continuamente. In uno dei testi che pubblichiamo qui, un grande dissidente del passato dice a Navalny: tu sei un dissidente di classe. Volevi essere un politico, ma sei diventato un dissidente di classe. Perché un dissidente di classe? Ma perché questa cosa che tu dicevi prima, è quello che diceva Navalny tornando, vivere senza menzogna, era uno dei grandi slogan che avevano definito, no, gli anni del dissenso eroico del 1960-70, Solzhenitsyn. Vivere senza menzogna è, tra virgolette, uno slogan di Solzhenitsyn, il grande autore sui campi, premio Nobel per la letteratura, eccetera, eccetera. Ma non solo di Solzhenitsyn, era stato anche un grande slogan del presidente Havel. Havel era anche lui un dissidente cecoslovacco questa volta, lui non diceva vivere senza menzogna, ma diceva vivere nella verità. E proprio tutto lì. Se fai i conti con la verità, essendo disposto a morirci, e quindi per fare i conti per una verità che è concreta, sono delle persone, non sono delle idee. Altro elemento fondamentale di questo personaggio. Uno per vivere nella vita deve avere delle convinzioni, deve avere dei principi, ma attenti, dice, guardate che convinzioni e principi non sono delle idee che ti passano per la testa. Le convinzioni e i principi sono cose per le quali, appunto, si può morire. E questo diceva Navalny, questo diceva Havel. Havel era, ripeto, un dissidente, andava dentro e fuori di galera. E poi, da un giorno all'altro, da dissidente che va dentro e fuori dalla galera, diventa il primo presidente della Cecoslovacchia libera. E quando era dentro e fuori di galera, a metà degli anni 70, quando c'era in Italia la grande questione degli SS-20, non c'erano i pacifisti che dicevano, o pseudo-pacifisti, che dicevano meglio rossi che morti, Havel commentava: vengono fuori degli slogan di questo tipo, è che non avete capito la cosa essenziale. Era un discorso lungo, era la cosa che gli si domandava, tutti gli domandavano regolarmente quando lo si andava a trovare. Non rivelo nessun segreto personale, lo ha scritto. I giornalisti andavano a trovarlo e gli chiedevano: cosa possiamo fare per voi, per lei? E lui diceva: tutto quello che fate per tirarci fuori di galera va bene, anzi, fatene di più, fatemi venire qualche idea in più. Ma se mi fate una domanda di questo tipo, è che non avete ancora capito la cosa fondamentale. Cioè, bella faccia di tonda, perché andiamo lì, tutto sommato rischiamo un pochino, poco rispetto a lui, e non avete capito la cosa fondamentale. Qual è la cosa fondamentale? La cosa fondamentale, che appunto non hanno capito neanche quelli che dicono meglio rossi che morti, è che innanzitutto che cosa possiamo, non che cosa voi potete fare per noi, ma che cosa possiamo fare insieme. Quindi l'idea di solidarietà che nasceva già in quegli anni. E seconda questione è che se non ci sono delle cose per cui valga la pena di morire, non avrete mai cose per cui valga la pena di vivere. E Navalny quando torna esattamente per questo, perché aveva delle cose per le quali valeva la pena di vivere, e quindi anche di mettere in gioco
la sua sopravvivenza. E esplicitamente parla di sacrificio. Se volete possiamo battezzarlo, ma non è affatto forzato, parlando di un'offerta sacrificale. Si offre. Perché qualcuno possa capire che si può fare qualcosa, anche se non tutto cambierà improvvisamente. Altra cosa che dice esplicitamente: non importa che uno sia un po' vigliacchino, non importa che tu non ti senta in grado di andare a fare la grande manifestazione. Questo dipende dal carattere, dipende dalle circostanze, dipende dalle possibilità. Ad un certo punto per lui anche era diventato impossibile fare manifestazioni, e trovato se stesso, no? Ma non è quella lì la cosa importante. La cosa importante è che almeno qualcuno faccia qualcosa. L'unica cosa della quale ci verrà chiesta ragione, per la quale verremo rimproverati, è non aver fatto niente. E avere detto: ma tanto non cambia nulla. No, chiunque possa, faccia qualcosa. Non siate inattivi, perché l'inattività, la paura, ecco l'altra cosa, è la forza del sistema. Il sistema ha bisogno di avere persone che abbiano paura e, prima parlavo di solidarietà, di avere persone che non sentano un legame profondo, che non sentano di essere responsabili gli uni nei confronti degli altri. Un sistema totalitario ha bisogno di avere a che fare con atomi, non con una società civile, perché la società civile in qualche maniera trova sempre il modo di sopravvivere, di venire fuori, di dare uno spazio alla persona. Un regime totalitario ha bisogno di avere atomi, che diventano evidentemente soggetti facili da ordinare. Per cui io non ho paura, non abbiate neanche voi. Sapete, cioè, è facile dirlo qui, no? Non ho paura. No, ma provate a dirlo sapendo, cioè provate a dirlo dalla galera. Provate a fare il segno del cuoricino, perché ci sono queste fotografie di lui che fa il cuoricino, la moglie stando dietro i vetri di un tribunale, sapendo che alla fine ti verrà data l'ennesima condanna. E noi possiamo fare un po' di retorica, un po' di frasi ad effetto, ma non sono più frasi ad effetto. La responsabilità, non avere paura. E ripeto, questo non significa andare a dire alla gente quello che deve fare. Significa giocare, investire sulla libertà di ciascuno e sulla certezza e sulla fiducia che la libertà, presto o tardi, saprà muoversi nel verso giusto. Vivere senza menzogna, dicevo, uno slogan di Solzhenitsyn, è il titolo che Solzhenitsyn dà a un documento che aveva preparato nel caso del suo arresto. Il documento poi uscirà, infatti, quando viene arrestato nel 1974 e poi espulso, mandato, espulso, privato della cittadinanza, mandato all'estero, eccetera. E appunto lui aveva preparato questo documento che si intitolava appunto Vivere senza menzogna. È il documento preparato per il suo arresto. Voi che cosa preparereste pensando al vostro arresto? No, invito la gente a scendere in piazza, invito la gente a protestare. No, dice, ciascuno cerchi di vivere senza menzogna, perché l'unica cosa che possiamo fare per veramente contrastare questo regime è smettere di dire menzogne. E allora qualcuno mi dice, va bene, ma è la verità. La verità, ciascuno lo decide in cuor suo. E questo è impressionante, perché una l'ennesima cosa che rimproverano a questa gente, no? A Navalny rimproveravano di essere fascista, no? A Solzhenitsyn rimproveravano di essere il tizio che si atteggia a profeta, che ti viene a dire quello che devi fare, no? No, no, no. Dice, ciascuno lo decide in cuor suo. Perché? Perché c'è la certezza,
la fiducia dell'uomo che per come è fatto, prima o poi, ha un cuore, ha un desiderio che gli verrà a dire: guarda, stai ingannandoti, stai ingannando gli altri e quindi stai rovinando te stesso. È la fiducia dell'uomo. Allora, la speranza di quest'uomo nasceva da questa storia. Non è una speranza, è la sfida che abbiamo noi oggi, che non è una speranza perché siamo buoni, perché va prima o poi. Non è questo, è una speranza che si fonda sulla storia. È successo. È successo che delle persone in quelle condizioni abbiano sacrificato la vita. E questo ha cambiato loro e a lungo andare cambia la storia. Ma oggi sono tutti lì, no? Sono tutti lì che obbediscono a Putin. Noi non sappiamo cosa si sta muovendo nel cuore della gente, appunto, come, no? Però la storia, Navalny, Solzhenitsyn, quello che vi sto per raccontare adesso, ci dice che non è vero. Siamo nel 1968, agosto del 1968, il 25 agosto del 1968, sono 4 giorni dopo l'invasione della Cecoslovacchia e la fine della cosiddetta primavera di Praga, il sogno del comunismo dal volto umano, eccetera, eccetera. No? 8 persone, per lo più giovani, comunque il più vecchio aveva 40 anni, vanno sulla Piazza Rossa. 8 persone, 4 gatti letteralmente, vanno sulla Piazza Rossa con degli striscioni, striscioncini fatti in casa, no, che tirano fuori contro l'invasione. Lo slogan più bello, più geniale è: per la nostra e la vostra libertà. Vengono arrestati nel giro di pochi istanti, però il sistema di informazione funziona e la cosa verrà risaputa. Vengono arrestati, processati, condannati, tutti si beccano una galera, qualcuno viene buttato fuori anche lì, no? Non è cambiato niente. No? È vero, immediatamente non cambia nulla, anzi, la pagano duramente. Però la cosa viene risaputa e da quel momento, dice un altro dissidente polacco, da quel giorno io non potrò più guardare con disprezzo nessun russo, perché quegli 8 russi in pochi secondi hanno riscattato l'onore e la dignità di un popolo di 200 milioni di persone. La storia apparentemente non è cambiata, ma è cambiata in maniera radicale. Inizia qualche cosa che poi porterà frutto. Voi sapete, no, voi avete sentito parlare della Glasnost, no? Che è il grande slogan di Gorbaciov. No, ma non era uno slogan di Gorbaciov. Nessuno se lo ricorda più, neanche lui probabilmente si ricordava. Era uno slogan di questi disgraziati, no, non di questi, sulla Piazza Rossa, no, che qualche anno prima addirittura, nella prima grande manifestazione indipendente di opposizione, l'avevano chiamata il Meeting Glasnost, il Meeting della Glasnost. Poi la cosa appunto viene dimenticata, eccetera, ma verrà fuori, resta, sono quelle cose che le vite nascoste, no? sono quelle cose che nessuno conosce, che sembrano non produrre niente, che poi invece vengono fuori come un fiume, no? Che viene fuori di nascosto e cambia il mondo.